sempre in diretta da TV Campania, canale 645 del Digitale Terrestre, anche in streaming. Ennesimo appuntamento, o il penultimo, perché siamo quasi alla fine della stagione calcistica, nel senso che domenica si giocherà l'ultima di campionato, parecchie cose sono già state decise, forse ancora il secondo posto in lizza Roma e Napoli, l'ultimo posto disponibile per la retrocessione, se la vedranno Crotone ed Empoli, poi ci saranno vabbè, i playoff di Serie B, ma ne parleremo stasera e quindi insomma affronteremo non solo campionato ma anche le coppe, o meglio l'unica italiana che è rimasta nella competizione internazionale, ossia la Juventus. Allora, se siete pronti, io partirei subito a presentare i nostri ospiti. Roberto, dalla mia sinistra, che c'è ancora una volta Luca Bosio, buonasera. Buonasera a tutti. Eccolo, poi parleremo anche, insomma, non soltanto di Serie A, insomma, di campionato, ma magari anche di un progetto che stiamo cercando di mettere in essere, che quanto pare è abbastanza difficile per, diciamo... Molto difficile. Eh sì, perché ognuno la pensa in un modo, alla fine ci arrendiamo e lasciamo. Poi ci è venuto a trovare la prima volta l'angolo del tifoso, ma in realtà lui ha molto a che fare con il calcio, perché ha anche una scuola per baby futbolisti, diciamo così. Roberto Trancone, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Poi ci parlerai anche della tua scuola calcio, ma sai come funziona questa televisione? Non te l'hanno detto, passa il 100 euro a Gianni, appena Gianni è fisicamente in mano, puoi parlare tranquillamente e dire quello che vuoi. Sì. Poi l'abbiamo, come dire, allontanato la settimana scorsa, ma è ritornato ancora qui a fare innervosire il conduttore, che sinceramente... E mi stai allontanando un'altra volta, vedi, con queste affermazioni. Così si allontana, anche perché è la penultima puntata, quindi un paio di mesi di distanza. Gianni Pagnozzi, buonasera. Ciao Michele, buonasera. E poi l'angolo del portici con la penna in mano, se volete, insomma. Anche stasera hai fatto il casting, no? Io questa sera ho messo la camicia proprio perché mi sono ispirato al mio collega che viene perché spesso... di solito vieni con la canotta quando... Insomma, no, però l'altra volta avessi da ridire sul mio abbigliamento e siccome mi sono sentito colpito nell'orgoglio ho cambiato. Vabbè, insomma, era solo una battuta, consentirà. Azzurra come il Napoli, tra l'altro. Non lo facciamo più, insomma. Sto scherzando, Michele. Le scarpe ci sono ancora, le api dentro o le hai tolte? No, ho fatto la disinfestazione ora proprio. Pensavo fosse... Allora, Stefano Neri, buonasera e poi... Buonasera Michele, buonasera a tutti. Luca Alvieri, buonasera anche tu, insomma, complimenti. Però siamo a giugno, quindi è il caso che questa giacca, insomma, di velluto incominci a metterla da parte. No, non è caldo, va bene, insomma, è giusto per buonasera, dirlo. Buonasera a tutti. Vai. Fa presto, chiamaci la metropolitana, se no facciamo tardi. A metropolitana. Ma dove andate? Ah, contro loro. Questo è pure infame, questa un'altra volta ha buttato due bambini da sopra il treno. È infame, te la faccio lo Juventino. Esatto. Appunto. Chissà chi sa roba in portafoglio. Pure. Ha toccato il suo biglietto, si era cosa. Scusate, ma qui... Sai il biglietto? Ma qui... È vecchio il biglietto. Il biglietto è vecchio. E perché la metropolitana è nuova, che ce ne fotti? Andiamoci. Ti voglio te la faccio una foto. Puzza, passa nuova. E Michele. Avete esagerato, che non era proprio così, diciamo la verità, ci eravamo messi d'accordo, mi ha detto le parolacce e le offese al conduttore, no. Vabbè, e non inteso come conduttore della metropolitana, perché non state in metropolitana. Ci fanno allora, prendere la mano. Diciamo che stasera, come inizio, insomma, è di quelli che ci lascia. Ecco, buonasera ad Antonio Basile, buonasera, grazie. A tutti. Oscar Di Maio, buonasera, accomodatevi. Abbiamo dopo scherzato. Questa vergognosa, insomma, messa in scena, pantomima, diciamolo pure. Abbiamo scherzato. Ecco. Allora, graditi ospiti, Antonio Basile insieme a Pagnozzi è uno dei sostenitori di questo progetto folle che accomuna una trentina di persone, cioè quello di fare giornalismo senza padroni, e quindi è una cosa che a qualcuno può dare fastidio, ad altri invece, visto che tra poco festeggeremo i 7 milioni di visite in 2 anni circa, quasi 3, non è male. E poi Oscar Di Maio, che ha sposato nel senso buono la nostra causa, perché la prima volta che è venuto da noi ha detto: ma siete proprio così, ti ricordi? Siete proprio così? Certo, io ho fatto anche dei sondaggi, No, siamo proprio così. E no, è peggio, non si trova. Appunto, quindi siccome lui ci tiene, insomma, come dire, a confrontarsi con il peggio, ha trovato noi e quindi si è subito affidato ed è, possiamo dirlo, la nostra guest star, il nostro uomo sicuramente di spicco. Per citare l'autorevole Michele Pisani ha sempre detto: noi siamo i peggiori e nessuno può toglierci mai questo primato. Quindi noi continuiamo su questo, almeno siamo coerenti. No, assolutamente. L'importante è essere i primi in qualche cosa. Esatto, lui ha capito che siamo i peggiori, ha detto là sicuro che vado tranquillo, insomma, e quindi fa parte di questo gruppo di folli, lui ci tiene soprattutto nei momenti particolari, quindi a parte che si è impegnatissimo col teatro. Mi è dispiaciuto di non essere stato tutte le puntate, perché fortunatamente sono stato molto impegnato col teatro. E questo è il nostro piacere. Sarò impegnato anche l'anno prossimo, però l'anno prossimo sarò più
più spesso verrò a trovarvi, perché mi mancate, quando non ci sono mi mancate. E questo è il nostro piacere, tra l'altro quando sei assente a noi fa piacere, perché sappiamo, concedimi bisticcio di parole, che lavori al teatro e sei uno dei più rappresentativi del teatro, io non direi solo napoletano, a questo punto anche nazionale. Posso testimoniare che... Vabbè, Oscar, la sua è poco attendibile, però Oscar, comunque puoi dirlo lo stesso. Ha avuto successo. È sempre poco il successo che ha, perché lui è sottovalutato, lo vedono come un po', lui è come Totò, diciamo così. Totò era stato... Toccafero, perché lui sta dicendo che solo dopo la tua morte diventerai famoso, questo è quello che vuole... Non gli hanno mai dato un Oscar, non ha avuto mai dei premi come... Toccaferro. Oscar io l'ho visto recitare a teatro in un altro ruolo. Da qui a mille anni avrà la sua... volte meglio di quello che pensano le persone. Quindi a futura memoria diventerà un grande... Vabbè, vedi tu. Allora, stasera parliamo di calcio anche con Oscar. Io sono molto preoccupato per l'anno prossimo. Vorrei subito sparare la mia bomba e poi vediamo. Ma poi ultimamente hai scritto è finita, qualcuno ti ha detto perché? Perché io ho paura che l'anno prossimo non andremo oltre il quarto posto. Aia, iniziamo bene, insomma, ecco. Ma diciamo questo è un buon augurio. Per fortuna Antonio Basile le bombe palla, insomma, quindi è famoso per questo. No, perché quest'anno dovevamo vincere Scudetto, Champions e tutto. Ma sulla PlayStation? Quindi, attenzione, adesso non è che voglio difendere la donna, abbiamo detto vinceremo. Quel vinceremo significa vinceremo, nel tempo. Vinceremo. Quindi quando vinceremo, pure fra 100 anni, io so che l'anno scorso abbiamo fatto il secondo, quest'anno facciamo il terzo. L'anno prossimo il quarto. Scusate, ma quando sugli stadi di Serie B si sente torneremo in Serie A, mica dice quando. Ma è un'aspettativa. Lui nella sua aspettativa di vita dice... No, perché io sto seguendo il calciomercato e fanno paura le notizie di Maria, Pepe, cioè sono dei rinforzi notevoli per le altre squadre. Comunque blindare i suoi calciatori, però ci andremo subito veloci spediti perché abbiamo la classifica, chiaramente poi chiederemo anche a Oscar che ultimamente pare che abbia cambiato, non sei più tifoso del Napoli tu? Io non sono tifoso del Napoli. Chiesto, non sei più tifoso del Napoli? No, tifosissimo del questo, Napoli. Questo ci conforta. Allora ragazzi, se è possibile alla regia chiedo la prima grafica, la 0-1 per capirci tecnicamente, ha a che fare con la classifica di Serie A. È cambiato nulla per quanto riguarda